Channel, appassionati di galoppo sardo, ben ritrovati ad analisi e pronostici per questa nona puntata che ci vedrà appunto commentare la giornata di questo pomeriggio all'ippodromo di Sassari, la seconda della riunione estiva dopo quella che è andata in scena venerdì scorso nella giornata di apertura. Un convegno molto interessante quello che propone il programma questo pomeriggio, tante condizionate in pista, tutte e tre le razze, le categorie, arabi, anglo-arabi e puro sangue inglese. Non avremo in questa puntata i confronti, quindi il faccia a faccia, perché andando ad analizzare le prove di venerdì scorso con quelle magari degli scorsi anni, mi sono accorto che cambia qualcosa nel tracciato, forse il raggio delle curve, il posizionamento degli steccati, c'era un po' di differenza e quindi non si aveva un riscontro chiaro. Già è difficile quando sono appunto le situazioni sono analoghe, figuriamoci se ci sono delle cose diverse appunto come può essere appunto il posizionamento dello steccato che magari è stato rivisitato in questa stagione. Però parleremo del convegno, quindi analisi e pronostici delle sei corse di questo pomeriggio. Partiamo subito con la prima corsa, in sovraimpressione state vedendo appunto il campo dei partenti, questa condizionata di apertura sui 2200 metri per puro sangue arabo di 4 anni ed oltre. Col numero 1 Ascaro, Baccigaluppo, Bataclan, Bella Gioia, Bidunelle di Barbagia, Bindu de Salute, Bomber de Loele, Bonta Sarda, Fidel, Ramizza Laziz, Vulcano Bebo Norvesu, Zaffiro de Lotta, Sezoe di Gallura. In 13 al via, quindi gabbie piene per questa prova, molto interessante, resa tale anche dalla presenza di un cavallo sicuramente di spessore nazionale e con linee internazionali, che Ramizza Laziz, che ritorna a correre dopo il secondo posto nella Mutai Cup del novembre scorso. Il cavallo come Zoe di Gallura sono ex del training di Endo Butti. Ora tutti e due sono in Sardegna, si riaffrontano in questa prova. Zoe è già rientrato all'Omnium giungendo terzo dietro Antares del Ma e Zeffiro di Chia, e Ramizza Laziz rientra appunto da quella prova. Sicuramente il cavallo da battere, non troverà sicuramente le piste di Milano e Roma e Pisa dove lui si è espresso alla grande, oppure quella di Chirivani dove ha vinto due listed, compresa quella di Roma, sono tre in carriera, sette vittorie per lui, nonostante abbia 9 anni, ha corso solo 23 volte Ramizza Laziz, quindi un cavallo centilinato che appunto non è stato sprecato più di tanto. E lui cavallo da battere, intanto stiamo vedendo appunto la listed dello scorso settembre, del 19 settembre, dove vinse appunto Ramizza Laziz su Antares del Mar, terza era Zoe di Gallura in quella prova. E quindi in virtù di ciò, in base alle linee, sono Ramizza Laziz, Zoe di Gallura e cavalli da battere. E poi ci sono Bella Gioia, da 4 anni, che è giunta quarta all'Omnium, forse un po' sotto le attese, ma comunque ci sta la prestazione di Bella Gioia, che comunque affrontava i cavalli come Antares del Mar, Zeffiro di Chia e appunto Zoe di Gallura. Oggi non c'è Antares del Mar, c'è Ramizza Laziz, però ha la possibilità sui 2200 metri di esprimersi meglio, diciamo, dei 1800 di Chirivani, anche perché lei sulla distanza ha sempre fatto bene. 61 kg non sono pochi da portare, soprattutto da renderne 3 a Ramizza Laziz, così come Vulcano Bebo Norvesu, anche lui bene in questo 2021, un quarto, un terzo e un primo. Per Bella Gioia invece sono 2 primi e un quarto, insomma questi 4 sembrano i cavalli
che blindano così il pronostico con eventuali sorprese che possono arrivare da parte un po' di tutti. Su tutti possiamo citare Ascaro, anche lui non era male in una prova a Chirivani. Questa è la prima corsa, quindi pronostico: Ramiz Alaziz, Zoe di Gallura e Bella Gioia. Passiamo alla seconda corsa, un handicap per puro sangue inglese di 3 anni sui 1000 metri. Campo dei partenti, come nelle favole, Daori dell'Alghero, Capotesta, La Rosica, Good Only Now, Wulfgar, Lydia Love e Nobilitation. C'è da dire che qua gli unici vincitori degli 8 partecipanti sono La Rosica e Wulfgar. Infatti stiamo vedendo appunto la vittoria di La Rosica dello scorso giugno del 2020, quando vestiva ancora i colori del signor Peraino, vinse a Firenze sui 1200. Su quel riferimento lì possiamo dire che lei in questa circostanza, in questo contesto, può essere la cavalla su cui appoggiarsi, così come anche Good Only Now, anche lei una vittoria, se non sbaglio, a Siracusa. Quindi in base a ciò ci si può orientare su questi due cavalli. E poi occhio anche a Daori dell'Alghero, che ha qualità, come ha ribadito anche nell'intervista di venerdì scorso del suo proprietario, il signor Domenico Manca. Ci crede tanto in questa cavalla, forse 1000 metri possono starle stretti, però la qualità anche a 1000 metri, se ce l'hai in un campo così abbordabile, può emergere. Occhio a Capotesta, anche questo è un cavallo molto svelto e agile, a Sassari potrebbe trovare la sua dimensione, insomma. Come nelle favole e il top weight, i cavalli più o meno sono questi, una corsa molto intricata, nonostante appunto queste linee che si possono tracciare di La Rosica e Good Only Now, che sono gli unici del campo ad aver vinto. Occhio anche a Wulfgar, anche lui buoni riferimenti a Roma, qualche piazzato degno di nota, 1000 metri possono essere anche quelli un po' stretti, staremo a vedere. Il pronostico, per quanto mi riguarda, può essere La Rosica, in base alle linee qua, ovviamente non per una mia precisa idea, posso dire La Rosica, Good Only Now e Daori dell'Alghero. Ieri me la sono scordata, avanti ieri me la sono scordata, Good Only Now in sede di pronostico, quando ho pubblicato i partenti, oggi però la nomino. Vediamo la terza corsa, una condizionata per fondo arabo di 3 anni sui 1500 metri. Califfo CPS, Cannellada Baia, Cansidu, Cara Estella, Carta Bianca di Tempio, Chicca e Cossita in 7 al via, dove appunto Cara Estella, reduce dal terzo posto dell'internazionale, si candida come cavalla da battere, ma molto vicino, anzi, se non alla pari, Cansidu e Chicca. Intanto stiamo rivedendo la prova del 14 maggio, vinta da Cansidu. In quell'occasione aveva battuto Cara Estella e Califfo CPS, che giunse quarto anche lui, vittorioso nell'ultima sortita. Califfo CPS, insomma, una corsa un po' particolare. 1500, forse calzano a pennello più a Cara Estella, visto quello che ha mostrato a Chirivani, visto anche il suo pedigree, però non sono da escludere certamente Cansidu e Chicca. Chicca quarta all'internazionale dopo una partenza un po' così, oggi ha la possibilità di rifarsi. Comunque sono questi quattro, a mio avviso, i cavalli che si giocheranno la vittoria in una corsa appunto molto, in sede di pronostico, molto delicata, perché non sai chi dire. Veramente, perché il tracciato non è come quello di Chirivani. A me piace Cara Estella sulla pista di Sassari. Chicca e Cansidu sono questi, secondo me, i cavalli di una probabile trio, con ovviamente Califfo CPS pronto a inserirsi se dovesse correre all'attesa. Quindi il pronostico, citiamo Cara Estella, Chicca e Cansino, insomma, o viceversa, per me sono questi tre senza preferenze particolari. Quarta corsa, una condizionata anche questa, per puro sangue arabo di 3 anni sui 1500 metri, in 13 al via, Ameris,
Calendula di Barbagia, Calilune, Canio, Cassambra, Cassi di Gallura, Califfa, Chentannos Dell'Oele, Cinzia, Bairenza, Cleopatra Nulese, Corsaro, Crono, Baioneglia e Curiosu GTA. Questi sono i partecipanti a questa condizionata sui 1500 metri, dove c'è solo un vincitore in carriera, che appunto è Canio, che appunto, intanto io ripeto spesso appunto, come avrete notato. Comunque Canio resta il logico favorito della corsa, runner up dell'internazionale di puro sangue arabo, battuto da Caronte, un cavallo Canio sicuramente in divenire, che può cogliere un'occasione ghiotta, anche perché il tracciato lo conosce, quindi è un cavallo secondo me da battere in virtù del suo curriculum, che l'ha visto vincere al debutto, arrivare quarto, allargandosi insomma nella condizionata di preparazione all'internazionale, e poi molto bene all'internazionale, dove è giunto secondo. E stiamo appunto rivedendo la prova dove vinse al debutto. In quell'occasione si mise dietro Cinzia Bairenza, Cassi di Gallura e Cleopatra Nulese. E questo quartetto, secondo me, emerge chiaro rispetto agli altri come probabili protagonisti. Quindi anche Cinzia Bairenza, positiva nelle sue prime uscite. Cassi di Gallura è lì, sempre nascosta, ma è quarta all'internazionale. C'è un terzo, come stiamo vedendo appunto in questa occasione. E anche Cleopatra Nulese, magari sul tracciato di Sassari, potrebbe trovare la sua dimensione. Ausades, mi sento di citare Cassandra, sia perché è la sorella di Bella Gioia, una figlia di Fineo, mi sembra, e perché l'ultima è sesta, comunque l'ho vista in progresso. Ci si attende magari qualcosina in più in questa prova, anche se trovo una compagnia non proprio abbordabile. Questi per me sono i cavalli della quarta corsa, quindi il pronostico: Canio, Cinzia Bairenza e Cassi di Gallura. Passiamo alla quinta corsa, una condizionata per fondo inglese di 3 anni sui 1500 metri, in 11 al via: Cheremule, Chirigantoni, Cicala, Cocca, Cometa Boreale, Comuniche, Contessa de Florinas, Corea dei Sedini, Crystal Core, Cumbe di Nossa e Cuore d'Oro. Anche qui emerge chiara una favorita, che è Corea dei Sedini. Stiamo appunto rivedendo la vittoria del 21 maggio, dove in quell'occasione Cumbe di Ossa giunse terza e Cicala sesta, che sono i cavalli che fanno parte di questa prova. Corea dei Sedini in quell'occasione vinse a 1800 metri, anche lei trova la pista dove ha mosso i suoi primi passi, insomma, dove sicuramente ha già avuto modo di assaggiare. Però 1.500, forse magari possono essere un po' corti, chissà. Ha vinto a 1.600, ha vinto a 1.800. Tra l'altro, in questa vittoria che stiamo vedendo, ha fatto lo stesso tempo di Chopin, qua ha battuto Chopin, poi Chopin, diciamo, ha fatto quasi lo stesso tempo in questa prova di Corea dei Sedini nell'internazionale, quindi non ha dato proprio il massimo Corea dei Sedini nella prova internazionale, però qua sicuramente ci sta, è la cavalla da battere. Occhio a Cumbe di Ossa, anche lei ha saltato l'internazionale e ci prova in questa condizionata sui 1500 metri. Occhio anche a Cocca, una cavalla di qualità, ha vinto al debutto il 12 aprile, è rientrata dopo 2 mesi internazionale, finendo sesta. Sicuramente gli mancava la corsa, però in questa circostanza può trovare anche lei i suoi migliori motivi, e non mi sorprenderei se dovesse vincere. Cicala, un tracciato che può fare per lei, visto che comunque è una cavalla svelta a partire, nel caso dovesse prendere in breve leadership e steccato dalla corsa, sicuramente anche lei diventa molto velenosa Cicala. E poi anche Comuniche, aveva esordito bene, battuta da Ceomo Ramon, anche lei un po' disordinata all'ingresso in retta in quell'occasione, si è venuta avanti e migliorata sotto questo punto di vista, per la piazza ci può stare. Quindi sono questi, secondo me, i cavalli. Quindi pronostico: Corea dei Sedini, Cumbe di Ossa e Cocca. Passiamo alla sesta e conclusiva corsa della giornata, una reclamare per puro sangue inglese di 4 anni ed oltre sui 1500 metri.
Hackenta dell'Alghero, Amatrice Romana, Bello di Toni, Lord Queen, Partita dell'Alghero, Plus Bella V, Red Cross, Tenuta e Via Parione. Questi sono i 9 partecipanti, ricordiamo una prova riservata a Gentleman e Amazzoni, ma lo schieramento vede solo i GR in sella e il pronostico, secondo me, blindato da una cavalla che è partita dall'Alghero. Cavalla molto regolare, su tracciata già vinta, ha vinto sui 1500 metri, tra l'altro lo scorso anno battendo gli anziani, ha vinto l'ultima, è seconda dietro Crust, insomma una cavalla che ci sta alla grande, partita dell'Alghero, così come la compagna Kenta è entrata molto bene in quella volta, nell'occasione in cui vinse Crust, poi si piazzò seconda partita e appunto terza fu Hackenta dell'Alghero precedendo Offsider, quindi una buona linea si prende anche Hackenta dell'Alghero visto il contesto. Red Cross, un'altra cavalla che a Sassari si ritrova, sicuramente ha espresso i suoi migliori standard, 2 vittorie lo scorso ottobre sul tracciato, quindi ci sta anche lei. Red Cross, così come Lord Queen, sempre una cavalla regolare e positiva, una vittoria per lei in questa stagione, sicuramente non va esclusa Lord Queen. Si rivede Bello di Toni, Amatrice Romana ha vinto a 1200 a Chirivani ed è anche lei da tenere in considerazione. Plus Bella V aveva vinto a Villa Cidro sui 1400 in sabbia. Tenuta lo stesso a qualche riferimento, Via Parione si porta a quelli della penisola, una cosa molto, nonostante siano una prova per GR, un monte premi a 3500 euro, c'è cioè, molta più qualità di quella che si pensa. Quindi, pronostico, intanto abbiamo visto poco fa la vittoria appunto di partita dell'Alghero che batte in quell'occasione. Pinto Physique sul Sound System, una linea che poi si è ripetuta anche la scorsa settimana. Quindi, in virtù di ciò, il pronostico dico partita dell'Alghero, Hackenta dell'Alghero e Red Cross. Bene, queste sono le mie idee per questo pomeriggio. Ricordo, le corse inizieranno alle 17:30, 250 i posti appunto consentiti dal decreto ministeriale. Quindi chi farà in tempo, chi avrà la possibilità di accedere all'ippodromo potrà godersi lo spettacolo dalle 6 prove in programma questa sera. Vi ringrazio del seguito che mi date, come sempre vi invito a mettere mi piace alla pagina, a mettere mi piace al video, a commentare nel caso, perché comunque serve sempre per l'algoritmo, insomma, di Facebook, essere, come si dice, calcolati anche dal pubblico. Niente, vi auguro buone corse a tutti e un buon proseguimento di serata.